un film di amore, di tenerezza e di affermazione di civiltà. Due personaggi principali, Khalifa Touré, che è un giovane immigrato del Gambia, e Nick Nolte, che è un vecchio immigrato dagli Stati Uniti. Loro fanno un viaggio alla fine del mondo. Noi sappiamo, non c'è denuncia, non c'è più denuncia da fare. Non c'è un essere umano su questo pianeta oggi, nel 2019, che non sa che tra qualche decennio tutto sparirà se continuiamo così, se continuiamo a vivere come stiamo vivendo. Dunque non c'è, cioè, per un cineasta non è male, perché vuol dire che non c'è bisogno di denuncia. Siamo tutti consapevoli. Allora adesso possiamo entrare in un'altra fase. Cosa significa? Cosa vale la pena? Vale la pena un po' di tenerezza, vale la pena anche un po' di rabbia. E i personaggi di questo film, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Valerio Gollino, Alvaro Horvacher, Nick Nolte, Khalifa Touré, loro si fanno queste domande. Il personaggio di Nick Nolte, che è un vecchio che ha più di 100 anni, si rifugia in un mondo post-apocalittico, nel sotterraneo di Bologna, dove sarebbero rimasti nel 2086 gli ultimi spezzoni di pellicola. Ce n'è preso perché ovviamente dopo il crollo della rete elettrica, dunque tutto a manivella e a dinamo. E lui si rifugia lì per morire almeno circondato delle cose migliori che l'essere umano ha fatto. E lì scopre questo giovane che lo ridà una voglia di non morire ma di vivere. Perché la Cineteca di Bologna? Perché per me è l'unica politica che rimane, è la politica dell'azione culturale, che è sociale e economico anche. E la Cineteca di Bologna per me incarna un modo di resistere alla barbarie, al disprezzo, alla stupidità e all'ignoranza. La Cineteca riesce a proporre civiltà, intelligenza, di modo gioioso, divertente. Dunque niente di denuncia, è solo affermazione. E io spero che questo sia al centro del film. Arthur Penn mi ha detto che la regia è 80% solo la scelta dell'attore. Sono tutti attori che sono esseri umani, innanzitutto. Nick Nolte è un sciamano, 77 anni, è andato molto molto lontano in tutto, che lo dà un coraggio incredibile. Charlotte Rampling uguale, Alvaro Horvacher per me è tra le più grandi attrici nel mondo. Dunque non è che io lavoro con loro, loro lavorano e io ho questo privilegio di stare con loro e sviluppare possibilità di momenti di scambio umano. Siccome questo è veramente il tema del film, come possiamo anche riscoprire cosa vuol dire l'intimità e la tenerezza, un altro registro dove c'è urgenza. E allora con loro è solo un privilegio stare lì. E anche il giovane protagonista, rifugiato dal Gambia, Khalifa Touré, che ha fatto tutto il percorso terribile, uscendo dal suo paese a 16 anni, arrivando qui, lui è un sopravvissuto che ha delle storie interne da raccontare che sono altrettanto profonde. Dunque no, è solo privilegio. E fare tutto questo tra Payston e la Cineteca di Bologna è un sogno. È un sogno.